Sarà uno scontro diretto a chiudere il 2017 della Sele con Nuoto Catania. La formazione allenata da Peppe Dato concluderà il proprio anno solare d'attività a Firenze in casa dell'altra neopromossa, la Rarinantes Florentia. Un match utile per cominciare a tracciare un bilancio sui primi mesi di Serie A1 del gruppo etneo che, pur dimostrandosi capace di reggere il confronto con la massima categoria, ha anche evidenziato qualche problema di continuità di prestazione e lucidità nel corso delle partite. Un peccato che alla lunga potrebbe risultare imperdonabile nella massima serie, come evidenziato dalla scorsa gara contro il fanalino di coda Acqua Chiara, capace di complicare la vita a Cacciara e compagni, approfittando proprio di momenti del genere. Il confronto con i toscani, protagonisti di un avvio stagionale convincente poco più in alto degli etnei in classifica, inaugura un filotto di partite di fondamentale importanza per i rossazzurri, che nei primi giorni di gennaio faranno visita all'Ortigia nell'attesissimo derby, per poi concludere l'andata contro Canottieri Napoli e Posillipo, 4 match di cui 3 in trasferta che diranno molto della consistenza del gruppo allenato da Peppe Dato. Sarà invece casalingo l'ultimo appuntamento dell'anno per l'equipe Orizzonte Catania, che torna in vasca alla Scuderi un mese dopo il vittorioso match contro il plebiscito Padova. Ad attendere l'etneo un ospite insidioso, quel Rapallo capace appena una settimana fa di battere proprio le campionesse d'Italia e di raggiungerle al secondo posto in classifica, trasformando così la gara di domani in un autentico scontro diretto. Il match chiuderà una prima parte di stagione esaltante per le catanesi, capaci di aggiudicarsi il primo trofeo stagionale, la Fin Cup, passare i turni di Coppa Italia ed Euroleague senza troppa fatica e scavare già un primo solco di 4 punti in campionato su Padova. Break che domani potrebbe ampliarsi ancora di più, dato che la gara tra le campionesse in carica alla Waterpolo Messina è stata rinviata al 10 dicembre a causa del caro biglietti che ha costretto la società peloritana a rinunciare momentaneamente alla trasferta. Un'occasione imperdibile per l'Orizzonte per allungare fino a +7, mettendo così ulteriore e inevitabile pressione alle rivali dirette.